Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo episodio di WWE Supercard. Che passione! Allora, innanzitutto, prima di tutto andiamo a riscuotere queste cose qua. Come vedete, amici, come vedete, ho 500 biglietti. Non li riscuoto perché, mi chiederete voi? Perché domani, sì, avete capito bene, domani probabilmente ci sarà il nuovo tier. Quindi io spero che metteranno i pacchetti che puoi trovare una carta del nuovo tier. Puoi trovare. Io con 500 biglietti spero che almeno 2/3 carte le trovo. E che cazzo, cioè con 500 biglietti, se trovo già una carta è già andata male. Perché se i biglietti costano 25, io mi compro 2,50, mi compro 20 pacchetti. In 20 pacchetti, ragazzi, trovare una carta è una cosa misera. Però contanto che non ho mai trovato una Titano, io penso che domani sarà un Euroflop. Domani, sempre se mettono i pacchetti, perché magari i pacchetti li metteranno, ecco, fatemi andare a vedere, allora, ricompense. Perché domani, ecco qua, intanto 30.000 monete. Ah, 4 giorni, quindi niente domani. Niente domani, perché qua bisognerà aspettare 4 giorni. Vediamo qua se ci sta. Ah no, qua non ci sta la data. Niente, amici, qua non ci sta la data. Quindi 22 ore, niente. Quindi probabilmente domani i pacchetti s'aggiorneranno. Allora, fatemi cambiare la radio. Allora, amici, andiamo a discutere la ricompensa Battleground. Siamo a 6.31 o 6.32, non me lo ricordo bene. Andiamo a spacchettare sperando di trovare una bella pro, magari Taker o... come si chiama? O Taker o Sina, che mi piacerebbe come carta. No, non la foto, diciamo, però la carta di Sina. Oppure l'intramontabile Eddie, la Rasa Guerrero. Dai, 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 dai. Amici, 6.32 o 6.33. Ora ve lo metterò nella descrizione del video. Mamma mia, ragazzi, due bestie. Il pacchetto della sconfitta, due bestie e una mostro. Incredibile, amici. Tempo fa, con il secondo profilo, mi sa che ve l'ho messo anche in video, abbiamo perso il Battleground e mi ha dato le stesse carte. Una mostro e due bestie. Quindi bene così. Bene, ovviamente, per modo di dire. E passiamo al secondo profilo, che mi sa che non ancora finisce, quindi come al solito vi metterò la clip. Intanto qua si sono impazziti, amici, non vi ho detto la novità. Allora, hanno messo tre eventi insieme, praticamente. Elimination Chamber, Money in the Bank, evento team e evento singolo. Amici, una cosa spettacolare è successa pochi giorni fa, praticamente nel Road to Glory di Sami Zayn. Non so come ho fatto, amici, non me lo chiedete, guardate qua, Sami Zayn Hero. Non so, non chiedetemi come è successo, ma io ho cominciato a giocare, me la son presa, tra virgolette, anche calma, no? Non mi sono, diciamo, sì, è vero che ho finito i video, sempre ho giocato, comunque ho giocato come al solito. Non so, non ho shoppato, questo ci tengo a sottolineare, non ho shoppato nemmeno una cintura. Durante l'evento ne avrò trovate forse una quarantina, una cinquantina di cinture, senza esagerare. E alla fine della serata mi sono ritrovato a 100 punti di Zayn, erano le 5 del pomeriggio, ho detto, cioè della Hero, ho detto ok, me la provo a prendere. Senza shoppare, ho continuato a giocare senza video, amici, e niente, ho preso Sami Zayn Hero. Io sono rimasto scioccato. E ovviamente il secondo Sami Zayn, allora il secondo Sami Zayn, come vedete, già è allenato, è bello che è pronto. Però non posso fare la prova perché sta ancora nell'evento. Questa volta, amici, devo dire la verità, ho shoppato. Ho shoppato 800 crediti. E guardate dove mi trovo. Mi trovo all'ultima, alla Hero, praticamente. E mancano ancora 16 ore, quindi in tranquillità mi andrò a prendere questa bella Hero. E mi farò Sami Zayn Hero Pro. E la notizia bella è che lui c'ha la freccia all'opposto di Goldberg. Quindi mi fa una coppia Hero con Goldberg. Volevo prendermi dei Mix Hero perché faceva coppia con Goldberg, ma poi il gioco mi ha regalato questa Hero praticamente, perché io ho giocato come al solito. Però prima arrivavo per esempio alla mostro, magari non prendevo nemmeno la mostro. Questa volta di domenica mattina ho preso Daniel Bryan Titano, quindi ho detto ma che cosa sarà successo, mi ha fatto prendere Daniel Bryan di domenica mattina. Ora ho mezza giornata praticamente, fino alla sera, per fare 290 punti. Ci ho provato piano piano e non so come, non so perché alla fine me l'ha fatto prendere.
Amici, l'episodio finisce qua. Iscrivetevi, commentate, condividete. Se non siete ancora iscritti, fatelo. E noi ci vediamo o domani per farvi. Vabbè, sicuramente domani, se mettono il nuovo tier, vi farò vedere la mia frisbee. Perché ho visto che ci stanno delle belle novità. Ci sta Mike Foley, uno dei miei preferiti. Come già saprete, a me piacciono quelli, diciamo, della vecchia scuola, quindi il vecchio wrestling. Mike Foley, appena ho visto ieri un'anteprima della sua carta del nuovo tier, stavo impazzendo. Se sarà lui la mia freebie, ragazzi, impazzirò. Poi ho visto che ci sta anche Booker T, veramente spettacolare. Booker T non lo mettevano in un top tier da sempre, praticamente. Poi ho visto che ci sta anche Brett The Hitman Hart. E ci stava anche un altro che adesso non ha, Mark Henry, pure ho visto, veramente buono. E mi sono visto un po' di statistiche, devo dire AJ Styles forse è uno dei top tier di WrestleMania 34. Vediamo se sarà domani, amici, io tornerò con un nuovo succulento episodio. Vi farò vedere la mia frisbee. E se metteranno i pacchetti con una possibile WrestleMania, andremo a spacchettare tutti i miei crediti. Per il momento, passiamo a Goldberg. Innanzitutto, vabbè, vi volevo fare i saluti, ma passiamo a Goldberg. Eccoci, passati al profilo di Goldberg. Andiamo a vedere se... Allora, prima di tutto vediamo che abbiamo fatto, perché onestamente non lo so, che non lo sto usando quasi per niente sto profilo. Non ci posso credere, che buco di culo. Abbiamo vinto per 400 e qualcosa di punti. Ma perché non mi fa vedere i risultati? Perché non mi fa vedere i risultati? Voglio vedere che cosa abbiamo fatto. Va bene, qua intanto ci sono ancora accettato e promosso. Voglio vedere. Ah, questo qua me lo terrò come ricordo. Sono entrato il 12 marzo, quindi oggi che è? Oggi è 20 e qualcosa. Va bene, signori. Ah, ecco qua, dettagli. Quelli volevo vedere io. E così in basso ho fatto. Vediamo un po', ma perché non mi fa vedere se io ho caricato le carte? Volevo vedere questo, va bene. Saul Host 1770, vediamo un po' se hanno giocato tutti. Killer, Legend e Kane. Kane fa sempre bassi punteggi, non so perché lo continuano a tenere. Va bene, signore, andiamo a riscuotere le ricompense sperando... Non lo so se escono le dive qua, devo dire la verità. Non so nemmeno come stiamo messi al Road to Glory, perché ho appena finito a faticare, sono le 8 di sera... E niente, andiamo a riscuotere le ricompense. Speriamo che ci becchiamo Bray bella. Niente, addirittura due mostro però, che per questo profilo fanno sicuramente comodo. Peyton Royce, mi sa che la faccio pro. Dean Ambrose e Matt Hardy. Woken Matt Hardy. Vediamo un poco. Allora, già che non mi ha scritto nuova carta, è buono per noi. Vediamo un po' se becchiamo qualche bella pro. Magari... Allora, Peyton Royce, eccolo qua, sicuramente me lo ricordavo. Niente, solamente Peyton Royce. E niente, questo qua addirittura non l'è nemmeno allenato. Vediamo se questo ha finito. Sì, ha finito. Allora, amici sportivi, andiamo a fare la pro in diretta. In diretta sotto i vostri occhi andiamo a fare la pro di Neville. Nuova carta scoperta, andiamolo subito a potenziare. Andiamolo qua, dove sta? Eccolo qua, Neville. Cagava la batteria scarica. L'ho messo al caricatore portabile, ma qua non si carica. Allora mettiamo nessuno. Andiamo a mettere tutte le carte. Ovviamente togliamo questi due. Togliamo Peyton Royce che devo fare. Questi si possono mettere. Vediamo un po'. Ok amici, andiamo a potenziare Neville 40. Allora mo gli altri 30 glieli metto. Faccio una cosa che non si dovrebbe fare. Ah no, questa qua. Ah no, questa qua gliela posso dare. Tanto mo farò la Peyton Royce Pro. Quindi questa qua gliela posso dare in pasto, in pappa a questo qua. Sembra se me ce la fa mettere, vediamo un poco. No, amici, non me ce la fa mettere, perché quella là è tra le mie migliori 8 carte. Allora farò una cosa che non si deve fare. Amici, questo non fatelo a casa. Non fatelo a casa, ma io questo lo devo fare perché salirò, probabilmente. Oh, 26. Non so se sono salito al massimo, incredibile, amici. Quando vuole a mangiare questo? Quando mangia queste carte qua? Allora, modifichiamogli la fotografia e mettiamogli... Fatemi vedere un poco, così questa qua è molto più bellina. Allora, amici, vediamo se sono salito a Monster più. Niente, ancora mostro normale. Vediamo un po' quando ci manca. Va bene, amici, iscrivetevi, commentate, condividete. Se non siete ancora iscritti, lasciate likes. E noi ci vediamo al prossimo ricompense Battlegrounds.